Si lasciano sempre andare, se no non resteranno più. Prova piccola. Sì, oggi l'acqua è bella, ma generalmente poche, roba piccolina. Magari restano dentro dalle semine. È bello vederle. Che bello, si appoggia giù, va, la volta dopo è ancora lì a farsi mucare. Beh, video piuttosto breve, giusto per presentarvi la mia combo per il medio fiume, per il fiume di media valle, quindi con una buona corrente, con il bisogno di lanciare, abbiamo come mulinello il fantastico Shimano Raremium C14+, 3000, frizione front. È un mulinello leggero, potente, fluido, è un mulinello praticamente di fascia alta che Shimano vende come fascia media. È uno dei miei mulinelli preferiti e quindi cosa succede? Che per paura di rovinarlo lo uso veramente poco. L'ho abbinato ad una Daiwa Ninja da spinning, vediamo se riesco a mettere a fuoco la scritta. La Daiwa Ninja da spinning è una serie di canne che io apprezzo particolarmente e possiedo sia questa versione da 2,10 m per 5-20 grammi di casting, che nell'ormai mitica famosa versione da 2,3 m per il drop shot col cimino bianco da 1-10 grammi. È una serie di canne particolarmente economica, con 50 euro si prende. Le finiture non sono particolarmente ricche di fronzoli, però hanno una buona anellatura. Sono canne con un buon carbonio, sensibile e progressivo. Permettono di lanciare bene ed offrono un'ottima sensibilità su quello che fa l'artificiale in acqua. E a me piacciono perché sono economiche, quindi non mi devo preoccupare troppo di come le sbatto in giro, e lavorano veramente bene. Qui l'ho armata con un fluorocarbon dello 016 che tiene 4 kg e qualcosa, e un rotantino del MEPS. Per queste acque piuttosto alte diciamo che sono l'ideale. Tra l'altro adesso è arrivata compagnia, non lo sa che ho già bucato tutto, ho già rilasciato tutto. Prima c'era qua un altro vecchietto che curiosava, sai, quelli che ma cosa c'è, ma c'è dentro pesce? Il pesce c'è, se lo lasci andare, abbi fede. E perlomeno gli abbiamo fatto vedere che se si rilascia il pesce c'è sempre. Bene, per oggi è tutto, il video è abbastanza breve anche perché ha ricominciato a piovere, i livelli si sono alzati e quindi per me è il momento di andare. Grazie di aver guardato e ciao a tutti, alla prossima. Dimenticavo di dirvi una cosa particolarmente importante sui MEPS.
pinzate quel cavolo di ardiglioni, perché i Maps hanno degli ardiglioni che sono tremendi, veramente. Quindi schiacciateli sempre con una pizza, con una pinza. Cazzo, una pizza. Schiacciateli sempre con una pinza, perché veramente altrimenti fanno buchi che neanche una Magnum 44.